I follower sono ancora così importanti? Ha senso cercare di farli crescere? Ormai servono a poco e tutto è stato sostituito dai contenuti e dall'algoritmo. Ciao, benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Sono Matteo Orlandi, autore tra l'altro del corso Best Seller di Instagram per imprese locali, che ti lascio qui sotto in descrizione a un prezzo ultra scontato. E oggi torno a parlare di social media, sia qui che appunto con un contenuto ad hoc nel corso, perché dobbiamo affrontare un argomento molto importante. Un'evoluzione che c'è stata nel corso degli anni e che ha portato sicuramente a dare molto meno peso a quello che è la crescita organica e non dei follower e a quella che era o è la propria community. Abbiamo magari speso tantissimo tempo per cercare di avere più seguaci, più follower, più persone che possono seguirci e poi andiamo a scoprire che tutto questo conta in effetti sempre meno. Ma prima ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Per te è molto molto semplice e per me molto importante. E ti ricordo che qui sul canale trovi tantissimi altri contenuti proprio per imprese locali dedicati al social media in generale, con Instagram, Facebook e tanto altro ancora. Bene, parliamo di questo aspetto. È una cosa che ho sempre messo già nei miei corsi fin dall'inizio. Ho sempre dato un peso non troppo alto al discorso follower. Ho sempre detto: non impazzire alla ricerca dei follower, non preoccuparti se la tua attività non ne ha tanti, perché non è quello che conta. Conta il contenuto che vai a creare, conta quello che vai a fare per il tuo target. Ma questa cosa poi nel corso degli anni si è esplicitata, se così possiamo dire, ancora di più. Adesso ne parlano in tantissimi, anche guru del settore. Perché? Perché è cambiato qualcosa nel modo di fruire i contenuti, soprattutto negli algoritmi di questi social media, ma anche proprio nel come le persone fruiscono di quello che andiamo a mettere online. Facciamo questo piccolo paragone. Un tempo, quando le varie piattaforme da Facebook, Instagram e le altre sono state create, era importante avere la propria cerchia di amici. Sono nate per mettere in contatto le persone, quindi unire una persona magari lontana dall'altra, mettersi in contatto come seguace o come amico e quindi poter comunicare con queste persone. Quindi il contenuto che facevamo al tempo andava verso i nostri follower, se così possiamo dire. Faccio il contenuto su Instagram, poi ho 100 follower, lo vedono magari in 50, ne ho 10.000, lo vedono in 2.000, no? Perché poi c'è sempre il discorso, come sappiamo, che non tutti i contenuti vengono mostrati a tutti i follower, no? Se no salterebbe un po' la spinta dei social a sponsorizzare, a far pagare poi la visibilità dei contenuti. Però solitamente abbiamo sempre fatto appunto qualcosa che poteva andare verso chi ci segue. Cosa è cambiato nel corso degli anni? Tutto si è un po' TikTokizzato, se possiamo dire, perché TikTok sicuramente ha portato un cambiamento in questo modo di fruire i contenuti. È diventato da social media a, diciamo, media di intrattenimento. Infatti è vero, su TikTok abbiamo i mi piace, abbiamo i follower, tutto quanto, ma abbiamo visto che molto spesso i nostri contenuti vengono visti da la maggior parte di persone esterne a quello che è la nostra cerchia, a quelli che sono i nostri follower. E se facciamo un buon contenuto che l'algoritmo premia perché è ritenuto interessante, questo magari viene visto da migliaia o anche centinaia di migliaia di persone, anche se noi magari abbiamo 50 follower, abbiamo pochissime persone che ci seguono, o se abbiamo appena creato il nostro profilo. Anzi, di solito quando poi creiamo i profili all'inizio, i nostri post in generale, questo su tutte le piattaforme, vengono spinti abbastanza per farci mantenere la voglia poi di andare a creare ancora nuovi contenuti, e quindi questo è già importante. Ma magari su TikTok appunto quel video diventa, come si dice, virale, viene lanciato molto dall'algoritmo e quindi raggiungiamo un pubblico incredibile rispetto a quello che abbiamo, e quindi noi, i nostri 50-100 follower, magari non lo vedono nemmeno, perché il contenuto va in un altro sistema, in questo sistema col feed che scorre di contenuti adatti a noi, fatti e cercati dall'algoritmo per essere il più possibile interessanti per la persona che sta guardando il social in quel momento. E tutto questo poi nel tempo è stato preso anche dalle altre piattaforme. Su Instagram, infatti, quando guardiamo il nostro feed in generale, quando scorriamo nei vari contenuti, è impostato solitamente su per te, non sulle persone che andiamo a seguire, sugli account che seguiamo. Cosa vuol dire? Che nel per te infatti ci sono sì una parte delle persone che noi, o degli account che noi abbiamo scelto di seguire, perché la logica è: mi piace un contenuto, mi piace quella persona, cosa pubblica, cosa fa, quella pagina la seguo per vedere più contenuti. Ma appunto Instagram di base ti mette questo, che invece è un per te diverso. Per te vuol dire che sì, ti mostro quei contenuti, ma ti mostro anche tantissimi contenuti di persone che non conosci, di account
che non hai mai visto, ma che possono essere interessanti appunto per te, in base sempre a quello che decide l'algoritmo. Siamo appassionati di calcio, di tennis, ci vengono mostrati contenuti a tema, amiamo i video che fanno ridere, ci piace passare il tempo a guardare video comici, ecco che verranno proposti sempre più video di questo tipo nel nostro feed o contenuti di questo tipo. Tutto questo va a incidere su quello che andiamo a visualizzare, in particolare per quanto riguarda l'ambito video, i reel, che infatti sono, non possiamo dire la coppia, ma comunque sono presi pari pari da TikTok come tipologia e importati poi in Instagram e successivamente anche in Facebook. E infatti quando utilizziamo Instagram, se vogliamo, e l'ho detto anche nel corso, quando vogliamo andare oltre la nostra base di follower, i reel sono il contenuto giusto, perché con reel noi raggiungiamo una parte dei nostri follower, ma soprattutto andiamo in un sistema diverso, in un meccanismo diverso, più algoritmico, se così possiamo dire, che lancia il nostro contenuto e lo mostra alle persone che possono ritenerlo interessante. E quindi il reel solitamente è uno strumento che ci permette di raggiungere un pubblico diverso, di incuriosirlo, e se poi questa persona che ha visto il nostro contenuto lo apprezza, può magari venirci a seguire, può guardare il nostro profilo e poi dopo installare un meccanismo. Meccanismo che però, ahimè, andando sempre più in questa direzione, diventa sempre meno utile, perché anche se la persona ci segue, abbiamo visto che questo porta molto poco, perché poi il contenuto va poco alle persone che appunto ci seguono. Questo succede anche in tutti gli altri strumenti, anche in Facebook. Facebook è cambiato molto nel corso del tempo e ha anche qui un feed molto più legato al per te in generale rispetto ai nostri amici e a quelli che vogliamo o che volevamo vedere. Quindi questo cosa cambia effettivamente? Cambia per chi magari nel tempo ha lavorato incessantemente solo sulla community, cercando di racimolare follower uno dopo l'altro con tutti gli strumenti, seguimi, iscriviti, fai tutto quanto, cercando appunto di far sempre più massa di persone e di account. Questo alla fine mette sullo stesso piano chi magari ha 50.000 follower e chi ne ha 500, perché se il contenuto che effettivamente andiamo a creare è importante, se il contenuto è valido, viene visto probabilmente dallo stesso numero di persone, anzi viene visto probabilmente da molte più persone, se anche abbiamo 500 follower e basta, rispetto al profilo da 50.000. Per chi magari impresa, ha lavorato sempre su questo, può essere frustrante. Infatti io nel corso ho sempre detto: non preoccupiamoci troppo di follower, sì, cerchiamo di non averne 20, perché c'è un aspetto anche di, non dico di vanità, però di visibilità. Se c'è un'azienda importante che ha 20 follower, uno dice: ma vai, sti qua cosa fanno? Non li segue nessuno, neanche il loro zio, neanche il loro amico. Quindi quello sicuramente un po' il dato va fatto crescere, deve esserci un numero accettabile di follower, però non è più così appunto importante averne per forza decine di migliaia o averne una quantità tale, perché a volte magari era più una logica da discoteca, far vedere: guarda, ho 8.000 follower, cioè no, 15.000, poi però quando vedi i contenuti hai 20 mi piace o nessuno che segue effettivamente quello che vai a pubblicare. Quindi per le imprese, in particolare piccole imprese, attività locali, un numero minimo, ok, ci vuole, va bene, dobbiamo inizialmente far crescere un po' il profilo per creare una minima base, ma poi non preoccupiamoci troppo. Non preoccupiamoci troppo perché, come dicevo, come abbiamo detto in tutto questo pippone, i follower servono fino a un certo punto, e purtroppo, stante così la situazione, per come sta andando avanti il sistema di social, della comunicazione in generale, serviranno sempre meno. Si andrà sempre più verso un sistema meritocratico dei contenuti. E che significa che se crea un contenuto valido, fatto bene, che interessa, questo contenuto verrà mostrato e spinto anche se non c'è una base di follower, di persone che possono andarla a vedere, ma verrà fatto vedere ad altre persone. E quindi quel contenuto raggiungerà un'ottima visibilità, quel contenuto avrà una diffusione importante, se è fatto bene, se è col target giusto. Cosa devo fare quindi io come magari impresa locale o come attività in generale? Devo costantemente pensare al contenuto, a farlo abbastanza bene, il più possibile bene, ma soprattutto a farlo in target. Perché qui si apre un'altra minima parentesi, però se io faccio un contenuto bello, virale, un ballettino, qualcosa che non c'entra nulla con la mia attività, perché magari vendo assicurazioni e faccio il balletto sulla canzone del momento che magari è bellissimo, fichissimo, ha una gran visibilità, raggiunge 100.000 persone, quindi viene visto da 100.000 account,
Cosa porta a me quello nel mio lavoro? Cosa mi porta come visibilità? Zero, praticamente, se non qualche interessamento, magari in generale. Sì, magari mi farà aumentare anche qui qualche follower, ma sarà follower che è interessato al mio balletto a tema e non al contenuto che volevo veramente, che di solito voglio veicolare, che è quello del mio lavoro, della mia attività. Per cui sì, non siamo tempo, adesso non voglio dire che dobbiamo essere sempre seri con la nostra attività, ma dobbiamo fare contenuti in target, ovvero contenuti che interessano alla nostra base di utenti. Contenuti che possano esserci utili per diffondere quello che siamo, quello che facciamo e portarci clienti, visibilità in generale, ma giusta visibilità, non tanto per fare. Quindi non serve il contenuto per forza virale, il contenuto che spacca, perché se poi ci dà sicuramente soddisfazione, facciamo vedere agli amici, guarda, ho fatto 150.000 visualizzazioni con questo video, dopo però dice, beh, finita lì, lo fa anche adesso la prima persona che prende in mano TikTok, fa un videino al cane che magari fa una stupida, e alla fine ti tira fuori un video da 250.000 visualizzazioni su TikTok. Quindi non è più come un tempo, non sono più numeri impensabili, sono numeri che si possono fare, ma però che servono a poco se usciamo dall'obiettivo, dal nostro binario, che è quello di cercare di dare una strada ai nostri contenuti, al nostro profilo e a quello che cerchiamo di fare sulle varie piattaforme in base a quella che stiamo scegliendo. Per cui teniamo presente questo, dimentichiamoci un pochettino di far crescere solo i follower, pensiamo, concentriamoci sui contenuti, non per niente, proprio una lezione del mio corso si chiama The Content is the King, il re, il contenuto è sempre il re, quello che comunque fa da guida a quello che andiamo a fare, e concentriamoci sempre, naturalmente la prima cosa, la strategia, ovvero nel decidere a chi vogliamo veicolare il nostro messaggio, con chi vogliamo parlare, chi vogliamo raggiungere e cosa vogliamo fare con le persone che vogliamo raggiungere, cosa vogliamo comunicargli, cosa vogliamo trasmettergli e dove vogliamo portare queste persone, se vogliamo portarle a fare un'azione, a seguirci, andare sul nostro sito, a scoprire di più, contattarci o a fare qualcosa che ci può essere utile. Questo almeno per l'attività. Poi invece se hai un profilo che semplicemente vuoi far vedere in discoteca o gli amici quanto sei forte sui social, allora benissimo cercare di variare qualsiasi tipo di contenuto, è proprio una cosa opposta, vai sul contenuto di qualsiasi tipo, ne provi uno, ne provi un altro, provi differenti stili fino a quando uno non riesce a bucare l'algoritmo, andare a fare veramente breccia e portare a casa un sacco di visualizzazioni, e allora magari puoi vedere se può funzionare su quella strada e fare contenuti che possono portare visibilità, ma è un altro discorso rispetto a quello delle piccole imprese e attività locali, che ricordo hanno il corso qui in descrizione super offerta e che sono l'argomento che voglio spesso toccare qui su questo canale. Quindi io ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Un saluto da Matteo, ciao!